Ciao a tutti ragazzi, qua con un video, questo è un video chiacchiericcio perché mi è venuto in mente di fare questo video da poco tempo per parlare con voi appunto del 15 d'agosto. Nel mio paese il 15 d'agosto c'è veramente una festa del paese appunto che da tantissimi anni non so neanche quale edizione è, e praticamente è una festa che unisce tutto il paese, e io sin da piccola pensavo che il 15 d'agosto in tutto il resto del mondo non fosse festa, ma semplicemente appunto da noi era la festa del Palio, perché appunto qui si disputa un Palio Marinaro, e quindi ero convinta che il 15 agosto non era la festa da tutte le parti. Invece poi appunto crescendo ho capito che era la festa da tutte le parti, però appunto qui da noi c'era questa festa, e quindi volevo fare appunto questo video per raccontarvi un po' di questo Palio, perché è davvero molto interessante secondo me, e poi per sapere un po' voi, da voi insomma nel vostro paese o comunque nella vostra famiglia, che cos'è per voi il 15 agosto. Molto spesso presento appunto persone che vanno a fare scampagnate o vanno in piscina o cose così. Si disputa questo Palio Marinaro, che consiste in, praticamente il paese è diviso in quattro rioni, come per esempio anche nel Palio di Siena, no? Appunto ci sono quattro rioni, che sono Croce, Fortezza, Pilarella e Valle. Allora, la Croce è formata dai colori bianco e rosso, mentre la Fortezza è tre colori, rosso, giallo e verde, il Valle blu e bianco, e la Pilarella blu, bianco e rosso. In base a dove abitate, dove nascete, siete appunto del rione che insomma dove nascete. Io abito in un paese di mare che si affaccia proprio sopra una conca, diciamo, di mare, che la chiamo l'Arena del Turchese. Ogni rione è identificato, diciamo, da una barca. Sono appunto queste barche a remi che noi chiamiamo guzzi, che ci sono quattro rematori e un timoniere appunto che dirige il guzzo, e questi ragazzi appunto si allenano tutto l'anno per appunto fare il palio. E il giorno del 15 d'agosto, dentro l'Arena del Turchese, dovevamo fare, non mi ricordo bene quanti giri, però appunto hanno delle boe messe insomma una davanti all'altra, molto distanti, e dovevano fare, non mi ricordo appunto quanto, se mi sembra 8 al largo e 7 qui, insomma alcuni giri. E ovviamente il primo che arriva vince, e qui nel mio paese è una cosa davvero molto sentita. Infatti il giorno del 15 agosto tanto il traffico è completamente chiuso delle macchine, il paese viene completamente chiuso, e tanti ragazzi si dipingono appunto il corpo del loro rione e vanno in giro a farsi i gavettoni, o andare anche, qui funziona che vanno in motorino in tantissime persone. Fanno bagni in acqua, insomma tutto quanto questo qui. Poi c'è la sfilata, subito prima che comincia la gara, c'è appunto la sfilata dei rioni. Quindi per esempio tante le persone ogni anno i rioni scelgono un tema, diciamo come per esempio per il carnevale, e creano appunto i carri a tema, e tutte le persone, i bambini insomma, vestiti con il tema che hai scelto. Colore, per esempio un anno quelli del Valle erano i puffi, perché i puffi sono celesti e bianchi, e quindi appunto blu e bianchi è il colore del Valle. Poi tipo a volte la Croce, una volta mi sembra che erano vestiti a funghetti, insomma ogni anno scelgono un tema e fanno appunto questa sfilata. Subito finita la sfilata, che poi qui c'è anche la processione il giorno prima, la benedizione dei Guzzi, insomma una cosa molto sentita qui nel mio paese. C'è appunto questa gara, e poi ci sono anche le cene dei rioni, prima che cominci appunto il palio, tipo per esempio quelle del Valle, c'è stato qualche giorno fa, e insomma ognuno fa la cena del rione. E la cena va fatta appunto nel luogo, nel pezzo di paese dove è il rione. Per esempio la fortezza, io ho una fortezza spagnola, abbiamo qui nel mio paese, che è appunto nella parte alta del paese, quindi la cena della fortezza spagnola, della fortezza, verrà fatta nella parte alta del paese, mentre appunto il valle è dalla parte più là, e quindi è stata fatta là la Pirella, quindi insomma tutto quanto rispettando proprio i limiti del rione, insomma. Durante il palio proprio il paese rimane in silenzio, perché la piazza si riempie di tantissima gente appunto dei propri colori, e nel momento del palio, che dura mezz'oretta, anche qualcosa in più non mi ricordo, proprio il paese si ferma immobile a guardare, tutti guardano verso il mare, e appunto i guzzi, proprio guzzo. Una volta appunto finita, il vincitore viene appunto su, vanno subito in comune, vengono date le coppe, riconoscimenti eccetera. È una cosa molto carina che tutti quanti, nel momento che appunto il guzzo vince, tutti quanti quelli del rione che appunto ha vinto si tuffano in mare, non tutti, insomma quelli che vogliono, i ragazzi si
si tuffano a mare e vanno appunto sopra questo guzzo che affonda. E puntualmente, infatti, quasi tutti, diciamo, non solo quello che vince, sono anche gli altri, vengono affondati, poi subito vanno, insomma, vengono ripresi. Vanno appunto tutti in comune, sotto il comune c'è appunto la proclamazione del vincitore, vengono date le coppe, poi dopo c'è il festeggiamento, diciamo, del rione che ha vinto, si fanno appunto i festeggiamenti per tutta la sera del rione. E non mi ricordo se la scena, mi sembra che appunto dopo qualche giorno si rifà la scena del rione, soltanto il rione che ha vinto, rifà appunto la scena, che però ovviamente chiunque può andare lì, paga, insomma va lì e mangia lì alla festa del rione. E questo è tutto molto in breve, perché ci sarebbe davvero tantissime altre cose da raccontarvi, insomma tante le mie cose, per esempio che ogni rione e ogni bandiera, appunto la propria bandiera, ha il proprio simbolo, per esempio quello della croce, oltre al colore bianco e rosso c'è anche un gabbiano, e c'è dietro tutta la storia di questo gabbiano, insomma di come mai è nata insomma come mai ha questo simbolo, mentre quello della pirella, che i colori sono bianco, rosso e blu, ha come simbolo un delfino, mi sembra anche una brocca se non sbaglio, un'anfora, mi sembra di sì. Poi invece la fortezza, che ha il colore è blu, verde, rosso e giallo, come simbolo ha, oltre appunto la fortezza, l'asino, mentre il valle, che ha colori bianco e blu, ha come simbolo il faro. Poi ovviamente a scuola, sin da piccoli, ci fanno insomma studiare la storia del palio, che ora neanche mi ricordo molto bene, mi sembra che dovrebbe essere che il paese venne attaccato da non mi ricordo neanche chi, e alcuni marinai per scappare appunto salirono sopra questi guzzi e cominciarono a remare e si salvarono, perché appunto quelli che andavano più veloci si salvarono e si rifugiarono insomma in una grotta, non mi ricordo neanche appunto com'era, e quindi da lì insomma è nata questa la tradizione di 15 agosto di fare questo palio. Probabilmente nel passato era molto una cosa molto più genuina. Ora comunque ci sono appunto tanti gli enti del palio, girano parecchi soldi. La notte prima, che la notte insomma tra il 14 e il 15, i ragazzi che dovranno fare la gara vengono tra virgolette isolati, insomma vanno a dormire fuori e vengono controllati durante la notte per far sì appunto che non assumano droghe o cose del genere. Insomma adesso è tutta una cosa molto più... è un'attrazione che al paese gli frutta molti soldi, insomma molto turismo, perché non solo il paesano ovviamente ci ha attaccato al 100% al palio, mentre però anche da fuori nei paesi vicini e i turisti che vengono sempre insomma qui in estate hanno il proprio rione che insomma gli piace, e quindi c'è molto di giro di persone. La piazza non è mai piena come il 15 d'agosto. Il 15 d'agosto è vero, tutto il paese è riunito per guardare il palio, e si è seguito anche in TV e in streaming se non sbaglio, quindi comunque è una cosa che riunisce tutto il paese, e per nessuna festa, altra festa, tutto il paese è riunito in piazza o comunque alle finestre o comunque insomma tutti riuniti a guardare il palio. E questo è davvero tutto, mi farebbe tanto piacere sapere qui sotto nei commenti quanto magari le vostre feste, che non siano magari il 15 agosto ma comunque una festa che fate solo nel vostro paese, o che cosa fate appunto proprio il 15 d'agosto, come passate con la vostra famiglia o qualche tradizione del vostro paese. Spero che questo video che vi sia piaciuto in qualche modo. Ah, mi sono scordata di dirvi che io sono della Croce, sono nata qui alla Croce e sono della Croce, tutti quanti sia mia madre che i miei parenti insomma sono della Croce, quindi forza Croce, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!